Buongiorno a tutti, siamo qui per raccontarvi una nuova esperienza della serie Ambasciatori della bicicletta di Ispra. Quello che vedete è il rimborso chilometrico che ha ricevuto il nostro collega Marco per aver partecipato al progetto Bike to Work promosso dal Comune di Ozzano nell'Emilia. Facciamo ora qualche domanda a Marco. Non riesco. Allora, perché hai scelto la bicicletta per venire al lavoro? Ho scelto la bicicletta perché, diciamo, perché mi piace avere la possibilità di arrivare al lavoro non sempre solo in macchina, anche se siamo in una sede decentrata, distante da Bologna, perché comunque è una forma di, una possibilità di fare attività, di coniugare attività fisica e lavoro nello stesso tempo. E quanti chilometri percorri approssimativamente quando vieni al lavoro? Tra casa e lavoro sono circa 13 chilometri, quindi ogni giorno che vengo in bicicletta ne faccio 26 circa. E se dovessi chiedere qualcosa che vuoi trovare quando arrivi al lavoro per di comfort per la tua bicicletta, ti servirebbe qualcosa? Allora, prima di arrivare al lavoro mi piacerebbe trovare una strada percorribile tranquillamente senza troppi rischi legati al traffico. Arrivato al lavoro, una rastrelliera potrebbe essere utile. Abbiamo proprio, diciamo, qui in istituto fortunatamente un bagno con una doccia che posso utilizzare per lavarmi se ho bisogno. Direi di no, per adesso potrebbe andare bene così. Ho la speranza che però le esigenze possano cambiare se altri colleghi potranno unirsi all'attività, insomma, potranno venire in bici anche loro. E grazie Marco. Insomma, stiamo parlando di un'esperienza che è partita a novembre del 2020, quando il Comune di Ozzano nell'Emilia ha pubblicato una manifestazione di interesse per partecipare a questo progetto Bike to Work, per il quale viene dato un incentivo direttamente sul conto corrente del dipendente quando ha percorso dei chilometri in bicicletta per andare a lavoro. Tutto questo tramite l'attività del Mobility Manager, che è quello che partecipa alla manifestazione di interesse e ha l'onere di monitorare gli itinerari e verificare che i dipendenti che aderiscano abbiano fatto effettivamente quei percorsi. Sì, è corretto Giovanna, se posso, è un progetto che prevedeva di fornire un contributo al dipendente perché si è esaurito con l'anno solare 2020 e a tutt'oggi non è stato rinnovato e sembra che non verrà prolungato, per cui quel bonifico che abbiamo mostrato all'inizio, diciamo, è il primo e unico. Ma noi speriamo in effetti che la Regione, che alla fine è il primo promotore di questa iniziativa, rinnovi anche questo incentivo ai comuni, perché so che alcuni stanno ancora procedendo evidentemente con un budget differente di spesa. E a Federica volevo chiedere cosa ha misurato di questa esperienza. Va bene, allora Federica è la intanto referente per la bicicletta. mi sarei presentata, stavo presentandomi, anch'io dipendente Ispra. Intanto ciao Marco, finalmente ci conosciamo perché ci siamo solo conosciuti per email.
e festeggiamo questo signor bonifico. E ti faccio una domanda prima, scusami Marco, quei 37 euro bellissimi che abbiamo visto, erano di un mese o di tre? Erano di un mese. Ah, di un mese. Quindi ce ne sono altri due? No. No, ah, era l'unico mese. È morta lì perché poi a dicembre ho percorso una quantità irrisoria di chilometri, poi è finito tutto al 31 dicembre con l'avanzare della brutta stagione. Sì, comunque sei lo stesso il primo dipendente ISPRA che sperimenta quello che è il sogno di chiunque si occupi di mobilità sostenibile, perché come sappiamo è un contributo riconosciuto all'impegno per la collettività. Grazie Marco. Allora, Marco, venendo in bicicletta per 6 mesi, anche quelli non remunerati, ha evitato di immettere nell'atmosfera 158 chili, non so se vi pensate, chili sono comunque tanti, come un grosso panda da prendere in braccio, prendetelo, questi 158 chili non sono andati in atmosfera, sono chili questi di CO2. E poi ci sono altri circa 60 kg, cioè quello che peso più o meno io, che non sono stati messi in atmosfera e sono quelli degli NOx. Allora, cosa hanno questi due gas? Sono due gas, il primo, la CO2, come sapete, ma è meglio ricordarlo, è responsabile dell'effetto serra, del cambiamento climatico, è tra i gas responsabili dell'effetto serra. Invece l'NOx è anche indirettamente responsabile dell'effetto serra, ma gli NOx sono soprattutto conosciuti per l'inquinamento invece atmosferico nelle nostre città. Quindi un bel risultato. Più o meno questi 158 kg equivalgono a quello che assorbono due alberi di media, anzi adulti, diciamo, latifoglie in un anno. Quindi un bel risultato, ma qualcuno si potrebbe chiedere, questi 158 kg di CO2 evitata sono stati ottenuti con uno sforzo immenso? In realtà Marco sì, perché è stato bravo, aveva una tratta di 13 km andata e ritorno, quindi 13 più 13, però non tutti i giorni, sono 7 viaggi a novembre, quindi 8 a dicembre, 2 a gennaio, 5 a febbraio, quindi non tutti i giorni, solo con questo piccolo contributo, questi pochi giorni rispetto a quello che è il mese totale, già abbiamo ottenuto questo grosso risultato. Per concludere, una cosa bellissima che mi ha regalato Marco, lui ci ha regalato un cartello del nostro Grab, che adesso ci spiegherà perché lui ci ha regalato questo cartello. Non so se la regia riesce a farvi vedere questo cartello bellissimo. È l'ultima slide. Vai Marco, racconta. No, è un cartello, adesso è scomparso è scomparso di nuovo? No, è un cartello che ho avuto casualmente durante una missione di lavoro in Sardegna, mi pare a febbraio, se non sbaglio, ritrovato da un collega, da un amico sardo, spiaggiato su un'isoletta di fronte a Olbia. E l'idea è che potrebbe essere stato, chissà, perso da qualche collezionista di cartelli che se l'era preso, portato via e poi l'ha perso. Diciamo che mi piace pensare, ce l'ho tra l'altro sul retro della mia bicicletta con me sempre, mi piace pensare che sia stato staccato a Roma e abbia viaggiato fino al mare, sul Tevere, e poi da lì sia galleggiato fino a raggiungere la Sardegna per unendo la sede dell'ISPRA di Roma a una delle aree principali mie di lavoro. Insomma, è un segno positivo. Un segno, sì. È un segno del cielo, del mare. Segno.
luci perché ti spediremo. Grazie. E la nostra maglietta dei ciclisti. Dei ciclispra. Bella, grazie. Grazie. E anche un invito a Marco, anche a dire che cosa pensi che potrebbe spingere a un tuo collega a provare a pedalare come te per venire al lavoro. Direi che, come dicevo prima, il problema principale è la sicurezza, perché io per venire al lavoro sui 13 chilometri di ogni singola tratta ne ho circa 5 di strada, diciamo pericolosa, non esattamente tranquilla. Il resto sono o ciclabili o strade a basso livello di traffico. Se ci fosse la auspicata possibilità che la provincia e i comuni dell'Interland bolognese sviluppassero maggiormente le piste ciclabili anche con finalità, diciamo, di vero collegamento potenzialmente alternativo alla macchina, quindi non solo percorsi da fare per cicloturismo, ma a creare, diciamo, un'infrastruttura che permetta di muoversi anche per scopi diversi, in giornate diverse dal fine settimana, penso che altri colleghi sarebbero ben lieti di unirsi in questa avventura, scommessa, non lo so, insomma. Io comunque nel mio piccolo cercherò di continuare per quanto possibile, per quanto il tempo me lo permette, insomma, gli altri impegni. Eventualmente anche da fare da tutor per qualche altro collega? Certamente, ben volentieri. Qui da noi funziona che se c'è qualche collega che vuole provare, facciamo tutoraggio. Ah, quindi fate la staffetta. Sì. Ben Bene. Volentieri. Grazie Marco, grazie Federica. Concludo grazie a voi. Augurando grazie a voi. Anche perché, diciamo, abbiamo una notizia che ci apre la prospettiva proprio a quello che stiamo dicendo, non tanto di poter avere delle piste ciclabili o dei tracciati in sicurezza, ma a qualcosa che sta aprendo perché c'è la nuova normativa che è stata appena pubblicata nel decreto sostegni, che sembra prevedere delle forme di incentivazione della mobilità sostenibile di enti e di aziende, e quindi la possibilità di erogare questi premi ai dipendenti. Vedremo nella fase attuativa quello che potremo ottenere. Un saluto a tutti. Ciao, grazie. Ciao. Ciao. Ciao.